Nel precedente video di questa miniserie Fabbricare una fonte aperta partendo da zero, abbiamo affrontato i primi passi della costruzione del cosiddetto sottosistema mnestico, che una generica entità informazionale deve possedere affinché la si possa definire come fonte aperta. Abbiamo fatto oggettivando prima di tutto la necessità di un progetto preliminare, un progetto che descriva l'architettura informativa di quella particolare fonte, ma soprattutto un progetto in grado di esplicitare la finalizzazione dell'architettura proposta. Una specifica, diciamo così, missione che la fonte si propone di compiere. Questo progetto parte a sua volta da un modello di massima, ovvero il modello tripartito di fonte offerto dalla mia proposta di teoria generale sull'intelligence delle fonti aperte, edita da Edizioni Epochè. Prima di procedere oltre, vi rubo come al solito qualche istante per invitarvi a iscrivervi a questo canale YouTube e i canali social di IntelliSfera. È il modo più semplice, utile e gratuito per contribuire alla crescita di questo progetto, oltre che per essere informati sulle prossime novità. In questo secondo video ci occuperemo principalmente del secondo sottosistema previsto dal modello tripartito della fonte, il sistema narrativo o sistema narrante. Come è facilmente intuibile dal nome, il sottosistema narrativo è quel dispositivo che ha l'onere di veicolare la conoscenza della fonte al di là del suo perimetro. Affinché ciò sia possibile, il sottosistema narrativo deve possedere un certo numero di strumenti specifici che rendano materialmente possibile la narrazione. Sto parlando di un set di simboli e di grammatiche idonee a definire uno o più linguaggi. Linguaggi intesi come tipologie di condotte comunicative idonee alla trasmissione di informazioni e all'interno dei linguaggi di una o più lingue. In questo caso lingue intese come sistemi di generazioni che, enciclopedia Treccani alla mano, assegnano in modo ordinato certe entità a determinate classi. In realtà il sistema narrativo può anche essere visto come una specie di motore linguistico. Un motore linguistico che non solo si occupa di trasferire all'esterno quelli che possiamo definire come pacchetti di conoscenza strutturata della fonte, ma si occupa anche di interrogare il sottosistema mnestico, ovvero passare a quest'ultimo i set di informazioni che occorrono alla rievocazione, ovvero alla lettura delle informazioni e della conoscenza contenuta al suo interno. In altre parole, il sottosistema narrativo si occupa di formattare in modo opportuno la conoscenza che risiede all'interno del sottosistema mnestico, strutturandola correttamente in base ai vari set di simboli e grammatiche che il sottosistema narrativo riesce a padroneggiare. Ciò in modo che sia accessibile e interpretabile una volta trasferita al di fuori del perimetro della fonte. Ovviamente, più linguaggi e più lingue il sottosistema narrante riesce a gestire, più estese saranno le capacità narrative della fonte. Ciò ne aumenta l'accessibilità in senso lato, cioè la possibilità che venga utilizzata da una ampia gamma di fruitori, così come almeno in una certa misura contribuisce al raggiungimento di un certo profilo reputazionale. Riassumendo, il sistema narrante rievoca la conoscenza conservata nel sistema mnestico della fonte, ne genera una pacchettizzazione all'interno di un sistema di sensi coerente, in seguito provvede alla idonea formattazione di quei pacchetti di conoscenza in base a uno specifico linguaggio, e infine si occupa di veicolare, al di fuori del perimetro della fonte, appunto, quei pacchetti di conoscenza opportunamente formattata e tradotta. Una domanda a questo punto nasce spontanea, come si suol dire.
su che basi il sistema narrante interroga il sistema amnestico? Sceglie lui le modalità attraverso le quali sollecitare la conoscenza della fonte, oppure la griglia, il setaccio al quale sottoporre la conoscenza della fonte è definito altrove? La risposta è molto semplice e risiede nell'altro sottosistema previsto dall'architettura tripartita della fonte, ovvero il sottosistema socio-relazionale, con il quale il sottosistema narrativo è intimamente connesso. Ma questo è qualcosa che approfondiremo poi nella prossima puntata. Dunque, il sistema narrante o narrativo della fonte è un dispositivo che, dato un certo input in ingresso, come vedremo nella prossima volta, non fa altro che rievocare, riorganizzare e per certi versi tradurre, se e quando necessario, la conoscenza della fonte in un linguaggio e in una lingua idonei a essere compresi da una certa classe di fruitori. Vale a dire che una fonte che rilascia la propria conoscenza, ad esempio in linguaggio assembler, chiaramente potrà essere fruita soltanto da un microprocessore capace di interpretare quello specifico linguaggio. Così come una fonte che eroga la propria conoscenza in cinese antico, certamente potrà essere fruita unicamente da chi conosce effettivamente quella lingua. Una domanda che sarebbe interessante da porre a questo punto è la seguente. Se il sistema narrante è un riorganizzatore di conoscenza documentale, tale è quella che risiede all'interno del sistema amnestico, e quindi se il sistema narrante alla fine non è altro che una specie di permutatore di simboli o di stringhe di simboli sintatticamente coerenti, la cui distribuzione statistica può essere alla base di un sistema di sensi, allora forse è possibile sostenere che i modelli generativi di trasformazione linguistica preaddestrati, e sto parlando dei vari modelli di intelligenza artificiale tipo GPT, siano o comunque integrino il sistema narrante di una fonte aperta. In linea di massima io penso che sia possibile, stando almeno al sistema di definizioni che abbiamo appena dato. Questa notizia porterebbe a moltissime considerazioni interessanti circa la natura delle fonti, così come in un certo qual modo potrebbe portare al fatto di considerare i vari sistemi di intelligenza artificiale come delle fonti aperte a pieno titolo. Questo almeno nell'ottica dell'architettura proposta dalla teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte. Non c'è dubbio infatti che i vari GPT, Perplexity e così via siano dotati di un sistema amnestico, così come sono certamente dotati anche di un sottosistema narrativo, che per inciso è quello che genera il risultato in base a una interrogazione. Allo stesso modo sono dotati di un sistema socio-relazionale attraverso il quale è possibile interrogarli tramite il linguaggio naturale. Dunque, stando alla teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte, le IA, gli applicativi di IA, sono a tutti gli effetti delle fonti aperte. Questo apre a panorami concettuali, futuribili e abbastanza affascinanti. Dai network di fonti aperte costituiti unicamente da fonti di intelligenza artificiale, alla commistione tra network di fonti umane e network di fonti di intelligenza artificiale. Cosa che in realtà avviene già oggi, nel momento in cui una fonte umana innova il proprio sistema amnestico ricorrendo a strumenti come GPT, ovvero assumendo come valide le narrazioni effettuate dalle intelligenze artificiali, fenomeno che Martina Todaro ha chiamato del caffè latte. Con ciò a significare che, una volta innovata la conoscenza umana, il latte, versandoci dentro le narrazioni delle intelligenze artificiali, il caffè, scopriamo che non è più possibile poi separare di nuovo le due cose. Non è più possibile, cioè, riconoscere all'interno delle successive narrazioni quali sono dovute alla conoscenza naturale, alla conoscenza umana,
e quali invece sono dovute alla conoscenza artificiale. Tutte riflessioni molto interessanti queste, direi fondamentali sia per l'intelligenza artificiale che per l'OSINT, e che meriterebbero di entrare prepotentemente nel dibattito odierno sulle due discipline. Avviamoci alla conclusione. Immaginiamo di essere una organizzazione, ovvero un sistema strutturato di risorse, conoscenze, scopi, procedure. Immaginiamo di volerci costituire come fonte aperta. A cosa dobbiamo stare attenti relativamente al nostro costituendo sottosistema narrativo? In primo luogo dobbiamo fare attenzione a creare un nesso relazionale profondo tra il sistema amnestico e quello narrativo, il che vuol dire, per l'organizzazione, poter rievocare, ovvero accedere con profondità, con tempestività, con granularità, a tutta la propria conoscenza disponibile. In parole povere significa prevedere una elevata capacità di accesso, e questo vuol dire prevedere un numero significativo di tipologie di indicizzazione, ad esempio, oltre che una adeguata velocità di flusso di informazioni e conoscenza all'interno della stessa fonte o della stessa organizzazione. Poi occorre sviluppare con ogni attenzione l'aspetto linguistico, sia in termini di correttezza sintattica e semantica delle narrazioni. Saper narrare bene vuol dire ridurre le ambiguità, ovvero ridurre il campo delle interpretazioni possibili, sia in termini di pluralità di lingue e linguaggi che si è in grado di utilizzare, ovvero massimizzazione del numero dei potenziali fruitori che sarà possibile raggiungere con le proprie narrazioni. Altre proprietà fondamentali riguardano le relazioni strategiche tra il sottosistema narrante e quello socio-relazionale, che però approfondiremo con maggiore cognizione di causa quanto affronteremo la struttura di quest'ultimo sottosistema. Anche per questa puntata, sperando di non aver annoiato troppo, siamo arrivati alla conclusione. Come sempre, vi ringrazio per avermi seguito fin qui e vi do appuntamento ai prossimi video. A presto!